sudore, sacrifici senza vedere la strada. Metro dopo metro la luce illumina il cammino davanti a te. Certezze zero, sacrifici tanti. Torna Scopriamo l'Azzurro, il protagonista è il miglior difensore del Novara della passata stagione. Novara Channel presenta Romano Perticone. And what if my heart wasn't beating so strong? Would you throw it out? I'm holding on to memories all along. They were fantasies. Sinceramente è una cosa che capisci strada facendo, non è che nessuno ti dà la certezza, siamo tutti, chi lo fa e chi non lo fa al massimo livello è comunque sempre sul filo di lana, insomma. Ci sono, guardiamo adesso, ci sono anche giocatori che arrivano in scadenza di contratto a 28-29 anni e sono ancora lì che non sanno esattamente dove andare, quindi quando sei giovane nessuno ti garantisce che poi diventerai un giocatore, quindi devi fare i sacrifici in quell'età lì e poi piano piano cerchi di affermarti. Sicuramente aver vinto un campionato a 23 anni dalla B alla A mi ha dato grosse certezze. C'è stato pochissimo prima del Milan, perché a 5 anni ho iniziato a giocare a squadre del mio paese. Sono stato un paio di anni nelle due squadre del mio paese, la Melbourne e l'Orsenigo, io sono di Melzo. E dopo un torneo che ho disputato con la Melbourne, un osservatore del Milan mi ha chiesto di andare alla scuola calcio Milan. Da lì hanno fatto le solite selezioni dove c'erano centinaia di bambini a giocare e anno per anno poi arrivava la conferma del Milan e così facendo ho fatto 11 anni lì. E beh sì, l'organizzazione al Milan è importante. Io inizialmente mi sono allenato a Linate, dove c'era tutto il vecchio settore giovanile del Milan. Dopo Linate sono passato per il Vismara, sono passato per il Cimiano quando il Milan ha tolto delle squadre del settore giovanile. E sinceramente posso considerarmi fortunato perché il Milan ha sempre posto una grande attenzione anche sull'istruzione e la volontà, insomma, di creare non solo dei buoni atleti ma anche di far seguire ai ragazzi un percorso giusto di studi. Mi ricordo ancora che quando noi portavamo le pagelle, quando qualcuno non aveva la pagella a modo veniva fermato per qualche allenamento, qualche partita. Allora, io mi sono diplomato stando poi a Milanello. Avevo fatto dopo il diploma avevo fatto anche un esame in giurisprudenza, era andato anche bene, però poi non sono stato costante e ho mollato, insomma. Sì. Non me l'aspettavo sinceramente, perché in panchina con me c'erano altri ragazzi e poi in quella partita partiva titolare Marzoratti, che aveva fatto il mio stesso percorso da bambino fino alla prima squadra, e invece a un certo momento si è girato Tassotti, mi ha detto: Romano, scaldati. Lì ho capito che probabilmente toccava a me, però sono momenti poi dove non ti rendi effettivamente conto di cosa stai facendo. Quindi è emozione incredibile,
Però come ho detto, in quei momenti lì non ti rendi conto esattamente di quello che sta avvenendo, lo realizzi più tardi. Invece quando poi ci sono andato a giocare contro è stata un'emozione fortissima. Sì, c'era anche Legati, che adesso è a Carpi. Eravamo noi. Sicuramente abbiamo sempre nel settore giovanile trovato degli ottimi difensori. Io l'ho avuto 2 anni, tra l'altro sono stati anche anni un po' particolari per lui, era uscito un po' di trambusto che riguardava la sua vita privata, e ho trovato una persona. Poi all'inizio da ragazzino sinceramente non riuscivo a cogliere determinate cose, poi ripensandoci con gli anni rifletti, capisci di aver avuto davanti veramente, al di là del tecnico, dell'allenatore, una persona che si vede che si è creata professionalmente con il lavoro, con il sacrificio. Allora, lui ha fatto anche lui il settore giovanile del Milan, era stato addirittura mandato a Pavia, poi era stato ripreso ed ci ha raggiunto poi in primavera, perché lui è un 87 e si era aggregato a noi, però davanti aveva comunque Pozzi, Matri, aveva gente che in quel momento lì veniva prima di lui. Poi piano piano si è affermato in primavera, è andato fuori e a fare esperienza, l'ho ritrovato a Modena dove ha fatto benissimo, ha fatto questa parentesi diciamo sfortunata nel Chievo, però è un giocatore, è un bravissimo ragazzo, un giocatore che ti mette sempre in difficoltà, perché può anche risultare assente per i 90 minuti e poi c'è quell'attimo in cui riesce a trovare il gol. Sicuramente il pensiero da ragazzino, da adolescente, la rinuncia ad uscire con gli amici con la testa di un sedicenne è difficile da accettare, perché in quel momento uscire con gli amici è tutto il tuo mondo, cioè qualsiasi sedicenne vorrebbe solamente uscire sabato sera con gli amici e divertirsi. E poi la cosa diciamo che a 16 anni non ti è ancora chiara quello che mi hai chiesto tu prima, ma farò veramente il calciatore, quindi sono tutti i sacrifici che devi fare senza che nessuno ti garantisca nulla. Questa è la difficoltà vera, perché facendo tutto questo settore giovanile nel Milan ne ho visti tantissimi come me, anche più bravi di me, che poi per mille motivi si sono persi per strada. La verità è che il calcio è un po' come nella vita, non bisogna mai mollare e cercare di trovare il giusto equilibrio, insomma. E questo è il lavoro del calciatore, è difficile proprio perché quando si parla di maturità di un giocatore è proprio questo, capire il proprio equilibrio, sapersi gestire nella maniera corretta. Sì, poi però è sempre vera una cosa nel calcio e nello sport in generale. Quando sento i discorsi giovani, vecchi, alla fine nel calcio e nello sport in generale gioca o arriva chi se lo merita. Perché non ci sono raccomandazioni, non ci sono. Chi ti giudica è la gente. Se la gente non piaci, se l'allenatore non piaci, non ho mai visto un allenatore che faccia giocare un giocatore perché per farsi un dispetto da solo. Quindi la cosa bella dello sport è che c'è meritocrazia. Quell'anno che sono uscito dal Milan sono andato a Cesena in B, una squadra forte che poi è andata a fare quell'anno i playoff per salire in Serie A, e non mi sentivo alla loro altezza assolutamente. Ho accettato l'ultimo giorno di mercato di andare in C a Pizzighettone, che era una bella realtà perché è comunque una realtà un po' più tranquilla di Cesena,
e mi ricordo che ho visto la prima partita in tribuna e ho detto ma questi sono fortissimi, io non potrò mai giocare. Poi pian piano allenandosi e diciamo stando sempre sul pezzo e come dicevamo prima facendo i giusti sacrifici mi sono ritrovato titolare a metà novembre, a metà ottobre, adesso non mi ricordo esattamente, si parla di tanti anni fa, e feci una grandissima partita e fortunatamente poi trovai l'allenatore giusto che mi fece giocare, sì. Venturato, poi ha allenato anche la Cremonese. E, però sono tanti momenti belli, come poi le delusioni, insomma. Poi è chiaro che la vittoria del campionato con Livorno rimane sempre tra le cose più belle, perché vincere comunque, andare in Serie A è un gruppo di giocatori fantastici, è sempre bello, insomma. No, ma è tutto un percorso, è tutto un lavorare, un migliorarsi per arrivare dove si vuole. Tra l'altro in quel Livorno lì in Serie A non si erano ancora capite inizialmente bene le gerarchie, perché chiaramente la società aveva fatto degli acquisti, ed eravamo andati bene, perché noi a gennaio eravamo salvi con 5 punti dalla terz'ultima. Poi le cose sono peggiorate e purtroppo si è retrocessi, però trovarsi in certi stadi, in certi palcoscenici è sempre bello, diciamo che anche un po' mi manca. A Samp con diritto di riscatto, probabilmente il diritto di riscatto per la metà era di 1.600.000 euro, era un po' alto per la metà, e quindi purtroppo sono stato anche un po' sfortunato, perché la stagione con la Sampdoria non andò benissimo, insomma, vendettero Cassano e Pazzini e non riuscimmo a trovare la quadra giusta, la Sampdoria retrocedette, quindi poi sono tornato a Livorno e poi da lì sono andato a Modena, insomma. Livorno era una parentesi chiusa per me, perché Livorno è una piazza particolare, come si sta vedendo anche in questi giorni non c'è molta chiarezza nelle scelte societarie, probabilmente anch'io sono stato un po' polemico in certe situazioni e l'ho pagata, insomma. Quello che non mi andava più era di fare da schermo a tutto ciò che c'era di negativo, e non prendere neanche, non avere poi più neanche il merito per ciò che poteva andare bene, insomma. Eravamo entrati un po' in contrasto, dopodiché è chiaro che c'è anche una parte di informazione di stampa che non voglio dire, però va per la sua strada, insomma, si era creata una situazione che non mi piaceva più, e quando poi non mi sento ben accetto non sto lì a vivacchiare, prendo e me ne vado e basta, e poi ho trovato Novara. Gioia incredibile, perché è stato il primo gol, poi è vero quello che dicevi, lo stadio era
stracolmo, di quel derby se ne parlava tantissimo. Se vi ricordate, il periodo del Novara non era ancora partito, eravamo partiti male e non era ancora decollato, diciamo, eravamo ancora in una situazione che, dove non si capiva dove potessimo arrivare esattamente. Quindi fare gol in quella partita è stato fantastico. Ho ricevuto anche un premio da un Novara Club dei tifosi, quindi sono contentissimo. E poi mi ricordo che per quella partita presi la maglia di Marianini perché si era fatto male al volto la partita prima, e quindi presi la maglia di Marianini e la feci vedere a tutto lo stadio, e quindi mi ricordo anche questo episodio. Che beh, gli interpreti sono fondamentali, partiamo da questo presupposto, perché i giocatori sono importanti, cioè giochiamo in 11 e quindi avere Seferovic e non averlo cambia. E poi comunque non è scattato niente di particolare, è arrivato un allenatore che ha cambiato il modulo di gioco, altra cosa fondamentale. Sono arrivati dei nuovi innesti che ci hanno dato nuova forza, e piano piano ci sono emersi dei giocatori che precedentemente con l'allenatore, con Tesser, non avevano giocato, avevano giocato poco. È stata una serie di fattori che ci ha permesso poi di trovare la giusta amalgama per fare un campionato straordinario. Spero che avvenga anche quest'anno, sinceramente. No, è stato un campionato straordinario perché ho trovato anche un gruppo di ragazzi straordinario, e sono felice per questo. Sono riuscito a dare comunque il meglio di me e di farlo con i miei compagni di squadra a cui sono molto legato. Questa è la cosa più importante, condividere i momenti importanti con chi ti interessa. Io sono d'accordo con te, bisogna vedere. Adesso abbiamo fatto solamente un pareggio e una vittoria da quando è ripreso il campionato, quindi aspetterei ancora a dare dei giudizi, però sicuramente sono i nuovi arrivati sono giocatori importanti, questo sicuramente. Sguardo severo, concentrato, atteggiamento da duro, solo sul campo però Romano si racconta lontano dal rettangolo verde. No, non è uno schermo, se mi vedi in campo è giusto che sia così. Dopo no, dopo fuori dal campo è tutta un'altra storia. Però è giusto che nell'ambiente di lavoro ci sia il giusto atteggiamento, poi dopo fuori dal campo, ripeto, sono completamente diverso, ecco. Sono di Milano e convivo con la mia fidanzata da 2 anni, da quando mi sono trasferito qui a Milano. Faccio un po', mi fermo qui a Novarello e un po' sto a Milano, insomma, mi divido tra Milano e Novara. Ecco, rimaniamo sull'amante dei film. Infatti con Charlie parlo spesso di film e chiedo a lui perché è un po' una Bibbia. Io no, io sulla cucina non sono molto ferrato, non sono neanche interessato molto a imparare, sinceramente, ecco. Spero che lo faccia presto la mia ragazza, ecco. Diciamo che sono un po' attento sull'attualità in generale, ecco. Quando i miei compagni mi prendono un po' in giro perché quando sono al telefono sono spesso su Digicom, quelle della sera, mi piace aggiornarmi, seguire l'attualità, insomma. No, lungimirante no. A me è capitata una cosa abbastanza carina. Questi due miei amici di Melzo hanno presentato questa un'idea alla Bocconi, all'Università Bocconi, ed è questa idea è stata poi riconosciuta, premiata, e siamo partiti, abbiamo costituito società e abbiamo fatto partire questa startup che adesso ha 4 mesi e sta andando bene. Insomma, sono due ragazzi che hanno lasciato il posto fisso in Italia per avventurarsi in questa cosa, ed è una cosa che in questo periodo non se ne sentono molte, quindi sono contento e orgoglioso di farne parte. No, beh, intanto ognuno ha, tra virgolette, ciò che si merita. Se sono qui è perché non ho fatto abbastanza per meritarmi la Serie A.
però ho 27 anni e ho ancora tantissima voglia e magari ho col tempo capito più cose e sono più maturo rispetto a quando mi ritrovavo in Serie A a 23 anni, ecco. Quindi non si può mai dire, insomma, cioè, ci sono stati giocatori che si sono ritrovati in nazionale a 32 anni e hanno vinto un mondiale. Quindi il calcio è pieno di sorprese, io ci spero e come Crescenzi spero di arrivarci col Novara, perché la società, le persone, ha tutto per ritornare in Serie A. Ai tifosi dico di sostenerci come hanno fatto nelle ultime due partite, perché abbiamo bisogno di loro, okay. Perché viviamo di entusiasmo.